Da 41 anni Fiesta era il nome che indicava un modello. Adesso Ford l'ha trasformato in una famiglia. I membri che la compongono sono quattro: Active, la compatta per tutti i giorni, la sportiva ST-Line, l'esclusiva Vignale, la tecnologica Titanium. Una famiglia capace di soddisfare ogni desiderio. Chi per esempio vuole farsi una Fiesta su misura può scegliere tra un'ampia combinazione di colori del tetto, dei coperchi dei retrovisori, della carrozzeria, delle nuance per gli interni. Inoltre, attraverso un assortimento di pack di personalizzazione degli interni, si può disporre di tutti i dispositivi che si ritengono indispensabili per viaggiare con stile e comfort. Per i nativi digitali, il Sync 3 rappresenta un modo intelligente per rimanere sempre connessi. Si integra perfettamente con lo smartphone, garantendo ai passeggeri il controllo delle telefonate, dei messaggi, musica e navigazione con comandi a sfioramento o vocali. Fiesta è un'auto di successo che in Italia è stata acquistata in oltre 1 milione e 100.000 esemplari, grazie anche a sistemi di finanziamento innovativi. Un contributo fondamentale al successo di Fiesta è sempre stato offerto dai motori, che anche nel caso della settima generazione sono sobri e puliti, a cominciare dal rivoluzionario 3 cilindri, 1 litro EcoBoost, che si è aggiudicato per 5 volte il premio International Engine of the Year, anche con potenza da 140 cavalli. D'altra parte, hanno il compito di equipaggiare la Fiesta Vignale, massima espressione dell'esclusività Ford. Un allestimento con i sedili in pelle e la plancia rivestita in materiali gradevoli da toccare, che parcheggia da sola, mantiene la distanza dal veicolo che precede, ha la frenata automatica e si trasforma in una sala da concerto con il B&O Play, un impianto da 675 watt e 10 altoparlanti. La Vignale non è regalata, costa da 20.000 euro, ma sono quattrini investiti bene. Per le altre, il listino parte da 10.950 euro.